Uè, ragazzi, sfondo verde anche perché si parla di Xbox One, il video è al volo, ma è un po' come, insomma, se vi stessi invitando a casa mia praticamente. Ho acceso l'Xbox One, praticamente non l'accendevo da secoli, posso dirlo, insomma, in via del tutto onesta, non l'accendevo da tantissimo tempo e insomma, ha catturato la mia attenzione la pubblicità di Xbox Game Pass. Ehi, ciao Corrado. Ho dato Bugs, non mi ricordo come si chiama la mia Xbox. Vieni a vedere le nuove offerte. Vieni a vedere l'offerta di Xbox Game Pass. Ne avevo sempre sentito parlare di questo Xbox Game Pass. L'offerta mi era sempre sembrata, insomma, buona. Ne avevo parlato sul canale. Però, insomma, fino ad ora, sai, non... dato che prossimamente uscirà la Xbox One X, stavo un po' dando un'occhiata alla Xbox One, le varie cose, perché insomma, come già vi dissi, nel momento in cui faranno un'offerta di tra virgolette rottamazione, porterò Xbox One S e perché ho la S, ok? E mi ritirerò la Xbox One X. Mo, dove voglio arrivare? Ho aperto il menu di Xbox Game Pass, va bene? E ve lo faccio vedere, dato che sicuramente quando parlo di Xbox One mi rendo conto che nei commenti c'hanno tutti PS4, non gliene frega niente a nessuno di Xbox Game, di Xbox One. Facciamolo vedere, ammettendo che ci sia qualcuno che aprirà il video, perché quando si parla di Xbox One proprio a priori uno non lo apre il video, perché Xbox One a priori tutti sanno che è una merda, a priori, quindi non ha senso proprio parlarne. Perché una persona dovrebbe mai prendere in considerazione Xbox One? Allora, poi vi faccio vedere, a 10 euro al mese, ok? A 10 euro al mese, tutti i videogiochi che sono inclusi. Bene. A 10 euro al mese, aspettate che mi metto in maniera tale che posso manovrare più facilmente. Allora... Come mi metto? Allora, questi sono stati aggiunti di recente. Record, Metro Last Light, vabbè, Fable 2. Poi ci sono tanti giochini, insomma, che non conosco. The Bridge ne ho sentito parlare, dicono che è molto carino. Comunque andiamo su magari titoli più AAA che fanno più scalpore. Dirt Rally, Dead Island. Vabbè, c'è il Metal Slug, Limbo, Dead Rising, Resident Evil 6, Formula 1, The Flame, The Flood, Guacamelee, Monaco. Ma questi non sono... Ah, questi sono quelli aggiunti di recente, aspettate. Tutti i giochi, dall'A alla Z. Ecco qua. Beh, non c'è bisogno, credo, che li nomini. Man mano li vedete voi, c'è Devil May Cry, ci sono vari videogiochi, sia Xbox One che Xbox 360. Vedete? Tutti i Bioshock. Cioè, capite di cosa stiamo parlando? Che una persona va a comprarsi la remastered di Bioshock, la collection, invece tu con 10 euro su Xbox One, tu paghi 10 euro e non solo c'hai i tre Bioshock, ma c'hai tutto il resto degli altri giochi. Cioè, capito dove voglio arrivare? Anche se tu ce ne sono di tutti questi giochi, parecchi che non userai mai, tu... Che ne so, un mese, sei interessato a provare, che ne so, Borderlands. C'è Borderlands, ok? Va bene? Diciamo che sei interessato a provare Borderlands e Braid. Tu con 10 euro ti provi Borderlands e Braid e nello stesso mese, se li finisci, puoi provarti quel cacchio che ti pare e c'è una scelta formidabile, no? È un po' il senso, non è che tu chiaramente in un mese giochi tutti questi giochi, il senso è che hai scelta. Puoi scegliere quello che ti pare. Ci sono tutti i Gears of War? No, no, tutti no, il 4 non c'è. Però ci sono quelli per 360, c'è Halo 5, che senz'altro sarà il primo che proverò se farò Xbox Game Pass. Mad Max, Limbo, Massive Chalice. Alcuni li avevamo già visti. Operation Flashpoint. Payday 2, NBA 2K16, ripeto, Record, Resident Evil 0, Resident Evil 6, Secret 3, Saints Row the Fourth, Sam & Max,
Vabbè, ce ne sono, Sunset Overdrive, The Flame in the Flood, questo l'avevamo già letto, The Swapper, questo è molto molto bello, c'è XCOM Enemy Within, c'è Viva Pignata, Virtua Fighter 5, Final Showdown, insomma ragazzi, che dire, di scelta ce n'è come. E niente, questo è un video fatto un po' così, ho visto un po' sta roba, insomma, quando lo proverò, con ogni probabilità io lo proverò sta roba qua, quando prenderò lo Xbox One X. Perché per ora Xbox, cioè, è un po' in letargo la mia Xbox One. Diciamo che la prima cosa che voglio fare quando esce la Xbox One X, se fanno l'offerta della rottamazione, è giocarmi finalmente e finire Rise of the Tomb Raider, perché cioè, la Xbox One base, la PS4 base sono veramente vergognose come prestazioni. Mo' la PS4 Pro, per fortuna, mo' come prestazioni è ottima, bisogna dirlo, è proprio ottima. La Xbox One S invece è stata una presa in giro, sì che me l'hanno data praticamente gratis, cioè l'Xbox One S rispetto all'Xbox One praticamente ho dovuto dare solamente 30 euro per averla, chi se ne frega, me lo sono portato a casa. Se dando questa mi danno la Xbox One X, che ne so, 100 euro, 150 euro me la prendo, la Xbox One X, e mi gioco, sicuramente il primo che mi gioca è Rise of the Tomb Raider, insomma, ripeto, perché ha delle prestazioni vergognose, ma proprio vergognose. Io ce l'ho trovato in bundle con la Xbox One, chiaramente non me la sono andata a ricomprare, ce l'avevo sto gioco e quindi. Comunque, e tra le cose che probabilmente prenderò in considerazione è questo Game Pass, ripeto, con 10 euro al mese e mi voglio recuperare tante belle perle. Chiaramente tu che fai? Fai un mese, ti giochi delle cose, ti sdici, poi che ne so, un altro mese ti vuoi provare un altro gioco, capito? Tu paghi 10 euro, ti provi quel gioco. Ok, c'è il discorso che il videogioco non ti rimane, che è a noleggio, è ok, però anche PS Plus e Xbox Gold funziona così, cioè quando non sei Gold o quando non sei Plus il videogioco non ci puoi giocare, quindi il discorso del noleggio è una cosa che in realtà già esiste sulle console, cioè una persona dice ah ma questa cosa del noleggio non mi va genio, ok, però in realtà già c'è. Ripeto, PS Plus e Xbox Gold sono già a noleggio. Ricordo che questi videogiochi qua, tu, una volta che tu sei con il Game Pass, te li puoi scaricare e ci giochi sulla Xbox One, non sono in streaming, attenzione. Il che è un pregio e un difetto contemporaneamente. È un pregio per chi non ha una buona connessione, perché, ma è un difetto perché chiaramente ancora l'Xbox One hanno le prestazioni dell'Xbox One. Quando avrò la One X. Se avrò la One X, bisogna vedere Media World GameStop, queste cose fanno offerte. Comunque, questo è un po' il video di oggi. È fatto al volo, ma sul secondo canale, insomma, ci tengo particolarmente a condividere con voi dei pensieri al volo, leggere, magari nei commenti, quello che ne pensate di quello che, insomma, abbiamo visto, in maniera tale da fare brainstorming insieme a voi per poi parlarne seriamente poi sul primo canale, chiaramente. Anche e soprattutto perché per ora si discute solamente dell'idea, ancora non l'ho provato. L'idea secondo me è ottima e man mano se viene arricchita anche magari con titoli Xbox 1 sarebbe fantastica. E niente, ragazzi, fatemi sapere un po' quello che ne pensate. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.